Buonasera a tutti. Benvenuti, io sono Emanuela Parenza, sono una redattrice di Mondadori Education, ci occupiamo di manuali per la scuola secondaria di secondo grado di materie umanistiche. Stasera siamo qui per un incontro dedicato all'educazione civica e alla docenza dell'educazione civica nella scuola. Ho il grande piacere di conversare con un ospite di eccezione che è Gustavo Zagrebeschi. Buonasera, professore. Buonasera Emanuela, anche per me è un grandissimo piacere di stare ancora un po' con te dopo aver lavorato per tanti mesi e aver prodotto questo libro di cui parleremo questa sera. E saluto tutti coloro che sono collegati con noi, non so se c'è qualcuno, perché Sì, c'è qualcuno, c'è gli qualcuno. strumenti telematici sono tali per cui i potenziali presenti potrebbero essere tutti effettivamente assenti e noi non ce ne accorgiamo. No, no, invece ci sono, mi dicono che ci sono e sono anche tanti. Io Benissimo. approfitto per presentare il professore, che in realtà non ha bisogno di presentazioni, uomo delle istituzioni e autore di saggi. È stato presidente della Corte Costituzionale, presidente di Biennale Democrazia, è autore di tanti testi per Mondadori Education, di diritto e di educazione civica e quest'anno, come appunto dicevamo, ha curato un'edizione completamente nuova di educazione civica, un manuale in linea con la centralità che finalmente questa materia ha ritrovato nella scuola. Questo incontro ha lo scopo di fornire ai docenti e non solo spunti e suggestioni per poter affrontare in classe con i ragazzi argomenti di educazione civica. Prima di lasciare spazio al professore, do alcune informazioni tecniche, la prima delle quali è che riserveremo una parte di questo nostro incontro alle domande e accogliamo tutte le vostre domande che possono essere inviate cliccando sul link che trovate in sovraimpressione, inquadrando il QR code e compilando il forum. Altre informazioni tecniche: l'attestato di partecipazione sarà disponibile nel sito Mondadori Education alla pagina Attestati entro una settimana lavorativa da questo evento. Per chi volesse o avesse necessità di collegarsi allo streaming oltre l'inizio di questo incontro, può farlo senza problemi accedendo alla mail di conferma dell'iscrizione entro la mezzanotte di oggi. In ogni caso, poi il video è disponibile sui nostri canali di YouTube e le slide saranno caricate nella sezione Archivio Webinar del sito Mondadori Education. Fatti i compiti, vi lascio con piacere la parola al professore. Bene, ma dobbiamo forse iniziare mostrando un'immagine che contiene due frasi Eccoci programmatiche. qua, sì. Eccole qua, ecco. Diceva Emanuela che questo libro di educazione civica l'abbiamo impostato con l'ambizione di fare qualcosa di nuovo rispetto alla tradizione. Nella tradizione mi ci metto anch'io perché anch'io ho scritto un libro di educazione civica tanti anni fa, poi riedito, eccetera. Ma arrivati a questo punto, anche perché, diciamo, data la mia età, non posso pensare di avere la possibilità di ricominciare da capo un'altra volta, E mi sono invece detto: no. ricominciamo da capo questa volta. E allora, diciamo, abbiamo lavorato seguendo alcune idee fondamentali che penso che possano essere utili alla scuola in generale, agli insegnanti e agli studenti. Ecco, vedete, nella prima frase c'è questa parola scritta in grassetto, l'orgoglio, l'orgoglio. L'orgoglio per questa materia, ma prima di tutto l'orgoglio per essere parti dell'istituzione scolastica ed essere parti come insegnanti, e questo diciamo è abbastanza ovvio, ma anche come studenti. Noi abbiamo trascurato per tanti anni l'esigenza che anche gli studenti devono essere soggetti attivi, non solo ricettivi. Ecco, questa è la
prima cosa da dire. Forse noi, ma anche per la routine, perché forse è più semplice pensare che il compito dell'insegnante sia quello di trasmettere, no? Trasmettere conoscenze, come se gli studenti fossero, dicevano i classici, fossero semplicemente dei contenitori, dei sacchi da riempire. No, se si segue questa idea, lo studente è un soggetto passivo e noi abbiamo la riprova dell'errore di questa impostazione quando ci accorgiamo che i nostri studenti a scuola si annoiano. La noia a scuola è la riprova del fallimento del senso del compito dell'insegnare. L'insegnare è un qualche cosa di comune, un compito comune sia dello studente che dell'insegnante. Anche lo studente deve pretendere qualche cosa dalla scuola, così come noi, in questo noi mi ci metto anch'io, io ho insegnato per più di mezzo secolo, gli studenti hanno noi abbiamo da pretendere un impegno da parte degli studenti, ma gli studenti hanno il diritto di pretendere molto da noi, che non è semplicemente il trasferimento di conoscenze, perché per il trasferimento di conoscenze basterebbe il libro di testo e non ci sarebbe bisogno del professore. E anzi, quando un libro di testo è difficile e richiede una spiegazione a scuola, nell'aula di lezione, beh, questo vuol dire che il libro dovrebbe essere riscritto, rifatto, in maniera che gli studenti possano, tendenzialmente, poi sappiamo che ci sono delle difficoltà anche linguistiche, ma insomma, il libro di testo dovrebbe sostituire la lezione puramente ripetitiva. A lezione bisogna fare altro che non ripetere il libro di testo. Venendo al libro di cui parliamo oggi, ecco, dovrebbe essere per l'appunto uno strumento di apertura a questo rapporto, diciamo, creativo e reciproco tra l'insegnante e lo studente. Il corso che viene svolto in qualunque materia è un viaggio in comune, e la lezione, per essere interessante ed evitare la noia, deve essere il momento in cui si va ad esplorare insieme, con aperture, con domande che magari non ci si è mai posti, con dubbi che vengono man mano che si parla, anche con il riconoscimento da parte dell'insegnante di non sapere tante cose che invece lo studente, che appartiene a una generazione nuova, che ha esperienze nuove e che vede il mondo con occhi nuovi, che invece lo studente vuole sapere. Allora, è buona cosa se il professore è consapevole della sua posizione, che qualche volta dica: cari ragazzi, mi avete posto un problema e io non so rispondervi. Mi informerò e domani o dopodomani riprenderemo il discorso. Ecco, questa sarebbe una reazione che mette ben in luce la compresenza di queste due componenti. E l'orgoglio sta proprio in questo. Anche gli studenti devono essere orgogliosi di essere studenti. Attenzione, molto più dei professori, che certamente devono provare l'orgoglio della professione, ma sappiamo bene che il futuro è nelle mani dei nostri studenti, non è nelle mani nostre. Ecco, allora, avendo su di sé questa grandissima responsabilità di costruire se stessi e anche la società per il futuro, gli studenti devono sapere qual è il loro ruolo ed esserne orgogliosi con tutto ciò che ne deriva. Se vogliamo, scusa Emanuele, solo per dire, essere orgogliosi vuol dire anche certe volte ribellarsi alla routine, alla burocrazia, alle tante carte che il ministero
Ministero chiede ai professori di riempire relazioni, l'università è tormentata da queste cose, ma anche la scuola preuniversitaria è schiacciata da incombenze che sembrano fatte apposta per sopire le energie creative che durante la lezione invece dovrebbero trovare lo spazio per emergere. Quindi questo libro è un manifesto dell'orgoglio della scuola e di coloro che lavorano nella scuola. Questo per quel che riguarda l'orgoglio. Poi dimmi pure, scusa, stavi chiedendomi. No, volevo solo ricordare quello che mi diceva a proposito dell'orgoglio di insegnare l'educazione civica. L'educazione civica, perfetto. Materia che teoricamente esiste da decenni, ma maltrattata, ignorata, un po' quasi come l'ora di religione, no? O forse neanche, perché non so quanti siano i corsi di educazione civica che effettivamente si sono svolti negli anni trascorsi. L'educazione civica si dice spesso da parte dei professori, ma in buona fede, cioè dobbiamo prenderli per insegnanti consapevoli, si dice spesso, ma io non ho bisogno di un corso di educazione civica, perché faccio educazione civica attraverso le materie particolari che insegno. Letteratura, storia, filosofia, dove si insegna filosofia, ma perfino anche le materie scientifiche, vedremo come, certo, andando avanti in questa conversazione, come anche le scienze esatte, diciamo, sono strettamente collegate con la formazione delle persone. Dunque, si dice questo, ma noi diciamo anche il contrario, e cioè che affrontando i grandi temi dell'educazione civica, che sono poi quelli indicati un po' asetticamente dalle linee guida ministeriali, noi abbiamo cercato di trattare tutti gli argomenti che sono indicati, ma non pedissequamente come se si trattasse di un elenco telefonico, no. Se avrete la pazienza di sfogliarlo, questo libro, vedrete che è molto innovativo, molto creativo, anzi devo dire che io per indole delle linee guida del Ministero proprio ne avrei fatto a meno, totalmente, ma l'editore giustamente mi ha richiamato a un certo obbligo di sintonia con quello che viene. Ma certo, per cui certo. Si parla di Costituzione, ma i temi della Costituzione sono immersi in problematiche effettive, vitali, che incontriamo ogni giorno e che ci pongono dei problemi. Ecco, allora noi diciamo che attraverso lo studio dell'educazione civica, così come risulta, come speriamo che risulti dal nostro manuale, c'è la possibilità di fare il percorso inverso, cioè di gettare uno sguardo sulle altre materie. Allora, la risposta più normale è: si fanno corsi sulle materie specifiche e in questo modo si allude all'educazione civica. E noi diciamo sì, è vero, ma anche il contrario. Trattando dei grandi temi che stanno sotto questa etichetta dell'educazione civica, guardate che avrete la possibilità di guardare anche le vostre materie specifiche, esatto, da un certo punto di vista, che è quello appunto della educazione. Un'ultima, scusa, sì. Poi mi togli la parola perché so che hai un programma molto ricco per questo incontro. Stavo dicendo, adesso non mi ricordo che cosa stessi dicendo, forse no, che cosa stavo per dire. No, è questo il punto, educazione civica. Io ho una lunghissima esperienza, non solo universitaria, ma anche nella scuola media, perché probabilmente molti degli insegnanti che stanno partecipando a questo incontro avranno invitato dei cosiddetti
esperti a parlare di varie cose. Uno dei temi classici è la legalità, il rispetto delle regole. Ecco, allora io ho maturato questa convinzione che se si va dai ragazzi a a fare discorsi un po' nel senso della predica, no? I valori, io faccio una predica sui valori, facilissimo. La reazione è vedere questi studenti che sbadigliano, che guardano l'orologio per capire quando è che si arriva alla fine della lezione. Perché? Perché la costruzione di una personalità, e questo in fondo è lo scopo finale dell'educazione civica, dell'educazione in generale, è la costruzione di una personalità. Ma in una società libera, quale è quella in cui noi vogliamo vivere, questa formazione della personalità deve essere fatta dall'individuo medesimo, nel nostro caso dallo studente stesso. È lo studente che deve costruire la propria personalità. Noi possiamo aiutare per esempio attraverso i corsi di educazione civica, attraverso questo libro. In che senso aiutare? Prospettando problemi, fornendo informazioni, dando materiali per la riflessione individuale, autonoma dei nostri studenti. Onde io mi immagino, e qui sto per dire una bestemmia, un'eresia, io mi auguro che nei corsi di educazione civica i professori che si assumeranno questo compito non facile di svolgere il programma abbiano davanti a sé una classe, delle classi ribollenti, sì. Cioè che si scandalizzano, che pongono domande, che si arrabbiano, che discutono tra di loro, perché questo è il modo per creare alla fine una personalità consapevole del mondo in cui viviamo e della società in cui viviamo. Quindi questo libro è uno strumento per queste operazioni che coinvolgono naturalmente attivamente anche e soprattutto i professori oltre che gli studenti. Quindi chi si rivolgerà a questo libro sappia che non avrà di fronte un elenco di nozioni, di parole, di concetti, uno stimolo per promuovere classi, come vi dicevo prima, ribollenti. Bello, l'espressione ribollenti è molto bella, professore. Partiamo allora a dare un po' di idee, di suggestioni. Lei diceva che appunto tutti i professori possono e devono partire da problemi di educazione civica per avvicinarsi ai temi delle loro materie, perché l'educazione civica, se così si può dire, è dappertutto, è nell'approccio alle discipline. Una prima idea che abbiamo avuto è stata quella di provare a partire da un'immagine, da un'opera d'arte. Ne abbiamo scelta una, mi viene da dire, programmatica, che è presente anche sulla copertina, sappiamo essere un'immagine a lei molto cara, e questo è un esempio di stimolo da cui partire con i ragazzi per discutere di temi di educazione civica come il diritto all'istruzione e non solo. Su questa immagine che cosa vuole raccontarci? Che cosa direbbe ai suoi studenti? Potrei fare una lezione intera su questa immagine. Ecco, un'altra caratteristica del nostro libro è usare molte immagini, non quelle di repertorio, non quelle banali, ma che consentano di studiare attraverso le immagini, cioè far parlare le immagini. Ora, questa bellissima, io spero che chi guarda lo schermo apprezzi la bellezza di questa immagine, no? Di questa ragazzina nera, nerissima, con un vestito bianco, le sue brave scarpe da ginnastica, che sta andando a scuola con un quaderno e un righello. Ora,
è un'immagine costruita da questo Norman Rockwell che si riferisce al 1954, quando negli Stati Uniti una sentenza importantissima, capitale della Corte Suprema, ha stabilito l'uguaglianza razziale rispetto alle scuole, al diritto di accesso alle scuole. Fino a quel tempo esistevano scuole e anche trasporti separati, no? C'era la vecchia dottrina ancora ottocentesca, uguali ma separati, quindi vagoni nei trasporti solo per neri, solo per bianchi, scuole per bianchi, eccetera. Naturalmente la conseguenza era che le scuole per bianchi erano molto migliori delle scuole per neri. Nel 1954 è arrivata questa celeberrima sentenza nel caso Brown, che ha stabilito che era contrario al principio di uguaglianza la segregazione, anche se si fosse fornito alla popolazione nera lo stesso servizio, ma il solo fatto di essere separati era contrario al principio di uguaglianza. Scusa, ritorniamo all'immagine, per se possibile, per far vedere quante cose ci leggiamo dentro. Intanto ci leggiamo dentro l'orgoglio di questa bambina. È vero. Ci leggiamo il fatto che nel 1954 quella sentenza ha dato luogo a delle manifestazioni di piazza di contestazione violenta negli stati del sud, stati razzisti. Il razzismo è una bestia difficile da estirpare, nemmeno oggi si può dire che sia stata eliminata, e quindi quella sentenza ha dato luogo alla necessità che le forze dell'ordine, questi signori con la fascia gialla al braccio, sono agenti della Polizia Federale, la polizia che scorta la bambina a scuola. Perché la deve scortare? Perché vedete, sullo sfondo, sul muro, si legge nigger, cioè che è la parola con cui noi oggi, che abbiamo edulcorato il linguaggio, diciamo i neri. Quella parola in americano equivalrebbe al nostro negro, cioè dispregiativo. E poi ci sono le macchie rosse, che sono i pomodori, ne vedete uno per, o due per terra, che sono gettati contro i bambini neri che vanno a scuola. Quindi questo ci fa capire intanto l'importanza della scuola come strumento di integrazione. Poi il fatto che la polizia, e questo è un grande concetto, le forze di polizia non servono soltanto a reprimere, ma servono anche a promuovere i diritti. È l'altro lato del potere dello Stato. Noi spesso consideriamo il potere dello Stato un potere oppressivo o repressivo, ma ci dobbiamo rendere conto che invece lo Stato può essere alleato nel promuovere i diritti fondamentali. Ecco, e poi forse si potrebbero anche aggiungere altre cose nella considerazione di... In fondo, in questa immagine si potrebbe riprendere quello che dicevo all'inizio, cioè l'orgoglio degli studenti. Bene, questa bambina mi pare che sia orgogliosa. Molto orgogliosa. E a me piacerebbe che i nostri studenti lo fossero altrettanto. È vero. Una seconda sollecitazione che volevamo proporre questa sera è un'immagine un po' particolare. Passiamo dal tema del diritto all'istruzione, che è anche il tema dell'uguaglianza e della giustizia evocato dalla prima immagine, a questa seconda immagine, sulla quale a lungo ci siamo confrontati io e il professore. Su questo dico solo questo: molto spesso una parte degli argomenti del programma di educazione civica è considerata più tecnica, burocratica, per esempio la riflessione sui poteri dello Stato, sul legiferare per esempio, ovviamente include tutto lo studio dell'iter legislativo, almeno per il nostro ordinamento, che spesso dai ragazzi è vissuto come tecnico, noioso e respingente. Invece il professore introduce il tema del primo potere dello Stato facendo una riflessione molto più generale,
e che può essere vicina alla sensibilità anche dai docenti di lettere, perché potremmo partire da Platone o addirittura da Sofocle, parlando del concetto di legge. Il concetto di legge è la differenza tra leggi naturali e leggi dell'uomo. Su questo, professore, che cosa ci racconta? Perché questa immagine? Ma dunque, perché questa è un'altra immagine carica di significati. Allora, in una lezione di educazione civica ci si può dedicare, secondo me, produttivamente a estrarre significati. Allora, qui noi abbiamo una figura della rappresentazione della caccia al bisonte, che come voi sapete, nelle tribù autoctone del Nord America era un momento fondamentale della vita sociale, perché si accumulava carne, la si faceva seccare, la si conservava per l'avvenire. Allora, l'esistenza dei bisonti e la caccia ai bisonti e l'utilizzazione di quella carne e poi delle pellicce anche, era un elemento di equilibrio di quelle società. Era una legge di natura che in un certo momento dell'anno passassero i bisonti e si organizzava la caccia al bisonte. E la caccia al bisonte era una legge fondamentale della vita di quelle società. Il declino delle tribù autoctone a seguito della presenza, diciamo pure dell'invasione del West da parte del mondo occidentale, insomma il mondo al quale apparteniamo noi, siamo successori di quelli, no? Quando sono arrivati gli europei, la rottura di quell'equilibrio ha fatto sì, forse qualcuno vi ricorda quella scena terrificante di un film famoso, non so se Balla era, coi lupi. Balla coi lupi, dove c'è la tribù che prepara la caccia al bisonte, perché si sapeva che in quel momento dell'anno ci sarebbe stato il passaggio dei bisonti. Naturalmente i bisonti venivano uccisi conformemente e nella misura necessaria alla sopravvivenza della tribù, quindi era una caccia cruenta ma che rispettava un equilibrio tra la vita umana, la vita degli animali, la vita della natura, eccetera. Allora c'è questa scena in cui la tribù che si è preparata per questa cerimonia, era proprio un fatto rituale, e va alla caccia e trova i bisonti, ma li trova tutti morti e tutti scuoiati. Erano passati i bianchi. Adesso non facciamo discorsi i bianchi cattivi, gli indiani buoni, non è quello il punto. E il fatto è che quella società viveva su un equilibrio, e naturalmente noi possiamo anche dire che tutte le società devono vivere secondo un equilibrio, perché se no rischiano grosso, rischiano la estinzione. Allora, ditemi voi se un'immagine di questo genere non può essere lo spunto per ragionare sul valore dell'innovazione politica. E l'innovazione politica si fa attraverso le leggi, vedo che hai messo la pagina con il legiferare. Sì. Noi abbiamo, non sembri che il passaggio sia troppo audace, lo stesso problema degli indiani d'America che cacciavano il bisonte, ma lo cacciavano rispettando l'equilibrio. Noi forse siamo in un momento in cui noi stiamo sfruttando le risorse della natura, allora erano i bisonti, oggi sono le risorse energetiche, le foreste, eccetera, eccetera. Le stiamo sfruttando anche legalmente, non arbitrariamente, ma legalmente. Stiamo inquinando l'ambiente, stiamo perdendo le possibilità che la natura stessa si rigeneri. Sapete che si dice che alla fine del mese di luglio, noi abbiamo consumato delle risorse, in questi primi mesi dell'anno,
rinnovabile. La Terra è un grande laboratorio di energia e si può, come dire, rigenerare, ma si rigenera solo fino alla fine di luglio. Tutto ciò che succede nei mesi successivi fino alla fine dell'anno sono risorse irrecuperabili, sono impoverimenti della nostra terra, ecco, allora del nostro ecosistema, delle nostre possibilità di vivere, di sopravvivere. Adesso tutti hanno posto al centro questo tema del rispetto della natura. La brava, come si chiama quella nostra? Greta Thunberg. La nostra fanciulla Greta ha fatto Greta Thunberg. Un manifesto per l'avvenire e i governi si stanno dichiarando d'accordo, bisogna vedere se ci riusciranno, perché si ha la sensazione che il meccanismo produttivo, l'innovazione, la crescita, tutte queste cose qui abbiano una loro logica intrinseca distruttiva, cioè crescendo si consuma troppo, ma insomma il tema è stato posto all'ordine del giorno ed è uno dei punti di quel, come si chiama, il progetto 2030. Sì, l'agenda 2030. Tutta piena di buoni sentimenti e buoni propositi. Però non è tanto questo che voglio dire, quanto sottolineare come, partendo da quell'immagine, ecco, studiare attraverso le immagini, un insegnante può allargare il discorso agli inquinamenti, alle sostanze nocive che vivono attorno, al modo di consumare. Ecco, vedete, l'educazione civica non come il punto d'arrivo, ma come punto di partenza per implicare tanti altri argomenti che gli insegnanti, non so, di fisica, di chimica, ma anche di filosofia. Certo. Infatti un'altra cosa che lei diceva, insomma, a proposito di questo argomento di cui parla nel libro, è anche della differenza tra le leggi sovraumane, che appunto sono dettate dalla natura, e le leggi umane, che come tali sono modificabili, perché si modificano al modificare della società, e questo è un grande potere che gli uomini che vivono in società hanno nei confronti di se stessi, per esempio. Certo, perché noi siamo figli di un'epoca in cui si sosteneva che la legge quella approvata da un Parlamento e messa per iscritto, può fare tutto. Non è vero, sì, intendiamoci, può fare tutto, ma può fare anche tanti disastri. Certo. Se il legislatore non prende in considerazione quelle che sono le esigenze basiche della vita di una società, che sono il rispetto della natura, delle risorse, la giusta distribuzione delle risorse tra tutti i partecipanti a una società, perché la creazione di troppe disparità di trattamento e di distribuzione delle ricchezze, alla fine di tutto è distruttiva della società. Nella società cominciano a crearsi tensioni, risentimenti, invidie, e alla fine le grandi rivoluzioni sono nate proprio da questo, dall'accumulo di potere nelle mani di pochi contro potere, ricchezza, istruzione anche, e alla fine un ribaltamento che mirava alla formazione di una società giusta, ma se più giusta, ma se anch'essa non prendeva in considerazione certe esigenze, diciamo, oggettive, di rispetto di esigenze oggettive, anche le rivoluzioni rischiano di produrre l'effetto contrario, opposto a quello a cui miravano. Ecco, la rivoluzione francese, la rivoluzione in Russia del 17, miravano a eliminare le classi privilegiate. Bene, non c'è stato un momento nella storia della Francia, periodo del terrore, il giacobinismo, no? 1793-94, e in Russia,
rivoluzione bolscevica che ha creato questa casta di intoccabili burocrati capeggiati poi da Stalin e che hanno portato al terrore staliniano, alle grandi purghe, ai processi, all'eliminazione degli avversari. Ecco, per volere troppo, diciamo così, si è creato una situazione uguale e contraria, ancora più terribile, il terrore. Certo, diciamo. Certo. Ecco, allora, su questo punto, forse, parlando di legge, di legislatori, di potere della legge, di limiti della legge, un professore di storia, ecco, ritorno all'interdisciplinarietà di questa materia, un professore di storia avrebbe la possibilità di allargare il discorso. E nel nostro libro ci sono gli spunti per farlo. Certo, certo. D'altro canto il dilemma tra leggi naturali e leggi dell'uomo è anche oggetto di capolavori della letteratura antica, quindi anche ma certo, professori di filosofia o anche di letteratura potrebbe cominciare da questo testo sacro, veramente, sacro, che è l'Antigone di Sofocle, dove si mette a confronto la posizione di questa fanciulla che difende le leggi ancestrali, le leggi del sangue, del genos, Antigone, genos, e dall'altra parte Creonte, il tiranno di Tebe, che pensa che con un suo decreto, una sua legge, diciamo così, poteva fare tutto, compreso tra questo tutto il sacrilegio, cioè imporre che un nemico della città, che era un fratello di Antigone, rimanesse insepolto. Questa è una cosa, per quell'epoca, una cosa gravissima, perché nell'antichità si diceva che i corpi dei morti non onorati con una sepoltura, con una cerimonia funebre, avrebbero avuto come conseguenza che il morto si sarebbe aggirato senza pace, senza trovare pace, per tutta l'eternità. Quindi oggi noi ragioniamo diversamente, naturalmente, ma il mondo antico è fascinoso. Il principio è lo stesso, certo. E quella tragedia ci mette davanti a questo scontro radicale tra questi due protagonisti, Antigone e Creonte, che era suo zio, tra l'altro, era una cosa in famiglia, diciamo. Sì. Il morto, che era Polinice, era fratello di Antigone. Sì, è nipote, certo. E nipote di Creonte. A proposito di grandi dilemmi, a proposito di scontri etici e di difficoltà, veniamo ad un'altra suggestione che parte sempre dalle parole presenti nel suo testo, che è quella dello Zyklon B. È una storia che fa accapponare la pelle, è un punto di partenza senz'altro utilizzabile dai docenti delle materie scientifiche per aiutare i ragazzi a riflettere sulla responsabilità etica di chi intraprende gli studi scientifici. Ci racconti la storia di questo insetticida? Beh, allora tu hai isolato lo Zyklon B, che c'è anche una citazione, sì, che è isolato perché c'è un altro esempio parallelo che si può evocare, lo facciamo tra un istante. Lo Zyklon B era una sostanza che produceva un vapore benefico per eliminare i parassiti, i topi, gli scarafaggi, no? Per fare pulizia. E nel programma che noi definiamo con l'espressione soluzione finale, no? La soluzione finale nel progetto del Terzo Reich, del nazismo, significava eliminazione del popolo ebraico nei territori governati dai nazisti. Eliminazione che non voleva dire
In una prima fase si diceva li spostiamo, li concentriamo in una parte dell'Europa, poi è emerso il progetto di portarli tutti in Madagascar, chissà perché. Madagascar è uno dei paradisi terrestri ancora adesso. Si va in vacanza, ma comunque l'idea mostruosa di prendere milioni di persone, caricarli su mezzi di trasporto e concentrarli in un territorio che si considerava un territorio libero, nel senso di vuoto, che si poteva riempire con una popolazione. Ma alla fine, ad un certo punto, nella famosa conferenza dei capi dei nazisti di Wannsee, che è un sobborgo di Berlino, nel 39 o nel 40, adesso non ricordo, ma questo è secondario, l'espressione soluzione finale ha cominciato a significare soppressione fisica. Si trattava in questo progetto di sopprimere alcuni milioni di abitanti nella Germania, poi nei territori occupati. Non è facile, non è facile tecnicamente. Allora, sto parlando di cose dolorosissime, naturalmente, no? Di cui dovremmo prendere conoscenza con tutto il rispetto e con tutta l'emozione che questa vicenda, che sta appena dietro di noi, pochi decenni fa, merita. E gli insegnanti saranno certamente in grado di trasmettere il senso della tragedia che riguarda tutta la, che riguarda non solo gli autori materiali, ma riguarda la nostra civiltà. Com'è possibile che la nostra civiltà abbia prodotto una cosa di questo genere? E allora, per risolvere il problema tecnico dell'eliminazione di questi milioni di persone, si sono escogitati vari sistemi. Il sistema più semplice, se volete più brutale, è di radunare le popolazioni ebraiche che vivevano nei loro villaggi, che si chiamavano gli shtetl, oppure che vivevano nei ghetti di grandi città come il ghetto di Varsavia, celeberrimo, radunarli e ammazzarli con un colpo di fucile o di pistola, ma milioni di persone. E oltretutto tenete conto che questo modo di sterminio provocava, per fortuna, diciamo così, una reazione da parte dei soldati, i quali dovevano obbedire a degli ordini feroci, disumani, ammazzare padri, madri, bambini con un colpo di pistola sulla fossa comune che poi sarebbe stata riempita dalla terra. Allora si è cominciati a pensare a dei meccanismi più tecnologici, ecco, la società tecnologica nella quale noi viviamo. Uno di questi strumenti era il camion. Si prendevano dei camion a tenuta stagna, li si riempiva di queste persone e si collegava lo scarico del camion, che produce anidride carbonica, con l'interno del camion. Poi il camion partiva e dopo un po' di tempo si aprivano le porte, i portelloni di questo camion, e si estraevano i cadaveri avvelenati. Ma tutto questo anche era molto complesso, implicava perdita di tempo, dico perdita tra virgolette di tempo, e poi non tutti morivano rapidamente, e poi bisognava scaricare i camion di questi cadaveri, e poi non c'erano camion sufficienza. Allora si è pensato di usare questo prodotto, e voi vedete lì una scatoletta innocente, no? Come una scatola di piselli, solo che dentro c'era una sostanza che, messa a contatto con l'aria, con l'atmosfera, produceva un veleno,
E su questa base si sono costruite le camere a gas di Auschwitz, di Treblinka e di tutti i luoghi di sterminio. Venivano spinti, spesso con l'inganno, centinaia di persone per volta, e in pochi minuti, attraverso questo strumento che sembrava una doccia, no? Dall'alto di queste camere chiuse, impermeabili dall'esterno, e si faceva filtrare questo gas benefico che dopo pochi minuti sterminava tutti quanti. Allora, la cosa interessante, appunto, qui si potrebbero aprire tanti percorsi di studio attraverso la storia: che cos'è un regime totalitario, che cosa è stato il nazismo, che cosa è stato il fascismo rispetto al nazismo, che aveva degli aspetti comuni ma anche degli aspetti diversi, e c'è stato anche un totalitarismo di tipo diverso in Russia dopo la rivoluzione del 17, anche questo con elementi comuni ma anche con elementi di diversità. Ecco, un grande terreno per delle lezioni estremamente vive, suggestive e anche molto formative. Ma quella piccola immagine che vedete lì nel libro è utilizzata a un altro scopo, quello di mettere in evidenza il rapporto problematico tra la scienza, che aveva prodotto lo Zyklon, che veniva fabbricato da una fabbrica che oggi è la Bayern, mica sì, sì. La Bayern, che esisteva allora, aveva prodotto questa sostanza per eliminare i parassiti, per anni ha prodotto lo stesso veleno per eliminare persone umane che il regime nazista considerava parassiti della società tedesca, gli ebrei e i rom e gli omosessuali, eccetera eccetera, tutte persone sgradite. Allora, questa sostanza è stata prodotta contro i topi all'inizio, contro le persone umane, poi caduto il nazismo ha continuato a essere prodotto sempre dalla Bayern, non più per sterminare gli esseri umani, ma per disinfestare, a scopi di disinfestazione. Ecco, allora, questa vicenda parallela a un'altra che riguardava non il gas, ma... Vabbè, insomma, adesso non mi viene in mente, nel libro trovate un altro esempio di come apparentemente la tecnica è neutra, è sì. Neutrale, ma poi nel libro si fa anche, si diffonde sulla bomba atomica. Sì, molto. La bomba atomica, anche questa prodotta dalla scienza e dalla tecnica. E per la bomba atomica si dice normalmente, ma la bomba atomica non è né buona né cattiva, ciò che può essere giudicato in questo modo è l'uso che se ne fa. Per esempio, l'energia atomica per produrre l'elettricità può andare bene, per buttare la bomba atomica su Hiroshima e su Nagasaki è un altro discorso. Certo. Allora, certo. Normalmente gli scienziati si tranquillizzano la loro coscienza dicendo: ma io faccio ricerca e sperimentazione, ma non sono io che uso il prodotto della ricerca. Questo è il compito della politica. Allora, su questo qualche domanda di fondo ce la dovremmo porre, soprattutto in una società come la nostra, in cui la scienza e la tecnica hanno raggiunto una potenza straordinaria. Ecco, è proprio vero che gli scienziati sono sempre innocenti, e semmai colpevoli sono i politici che fanno uso. Allora, si era interrogato anche Primo Levi su questo. Ecco, trovate questa
queste righe sullo schermo in uno scritto non contenuto nei suoi celeberrimi libri, I sommersi salvati, Se questo è un uomo, un articolo sulla Stampa, che dice: non nascondetevi ipocritamente dicendo che voi scienziati siete sempre innocenti. Dice: siete abbastanza intelligenti da sapere che l'uovo, usa questa immagine, l'uovo che state covando, cioè l'oggetto delle vostre ricerche, quando si schiuderà, produrrà una colomba che si alza in volo o un cobra, con un cobra che divorerà gli esseri umani. Poi dice la chimera, eccetera. Ma insomma, questo è il dilemma. E in un momento come questo capite che la domanda è importante. Ci riguarda direttamente, direttamente. Arrivo all'ultima suggestione che abbiamo scelto per questo nostro incontro, che è a partire da un caso di cronaca, perché può succedere che ci sia qualche notizia all'ordine del giorno e un professore possa partire da una fotografia, come in questo caso, che magari è presente su tutti i cellulari dei suoi studenti, e provare a leggerla, e partire da un'immagine, da un caso di cronaca, per poter riflettere, in questo caso specifico, sulle istituzioni che ci rappresentano, sulle istituzioni europee, appunto, nel caso dell'immagine qui che stiamo proiettando. Che cosa ci dice di questa immagine, professore? Anche qui possiamo interrogarci, cioè, o meglio, interrogare l'immagine per cavarne delle suggestioni su cui riflettere. La prima cosa che viene in mente è che il nostro Presidente del Consiglio, Draghi, commentando questa immagine, ha parlato del capo del governo turco, Erdogan, in termini di dittatore, di dittatura. La Turchia sarebbe un regime dittatoriale. E va bene, allora qui un bravo insegnante di storia potrebbe fare un excursus sui regimi politici nei paesi islamici. Qual è la situazione politica in Turchia con le minoranze etniche, eccetera, eccetera. Esiste un concetto di dittatura chiaro a cui tutti noi possiamo fare riferimento? Noi di solito pensiamo di sì, perché pensiamo alle dittature che noi abbiamo alle nostre spalle, ma in quei paesi le cose sono forse più complicate. E intanto bisogna tenere presente che in Turchia, certo, si perseguitano gli intellettuali, i professori, i giornalisti che parlano contro il governo. Però la città di Istanbul, la città di Ankara, sono governati dal partito di opposizione. E questo già, diciamo, farebbe riflettere. E questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che la povera Ursula von der Leyen, la vedete seduta su un divano a parte. Noi non abbiamo potuto pubblicare un video nel testo, ma questa signora, diciamo diligentemente e anche molto civilmente, ha accettato di sedersi sui cuscini di un divano. Di fronte a chi? Allora, di fronte ci sta l'interprete sulla destra, quello che traduce in italiano o in turco. Sullo sfondo c'è Erdogan e c'è questo presidente del Consiglio europeo, Michel, che ha fatto poi ammenda perché si è reso conto che proprio la scena iniziale, quella che dicevo non abbiamo potuto pubblicare, vede questa delegazione italiana, i due che entrano con l'interprete a seguito, e questo Michel che va dritto alla sua poltrona e la povera Ursula rimane interdetta
fa un gesto di sconcerto con le braccia, come dire, e io dove mi mettete? Qual è il mio posto? E poi, diciamo, siccome questo Michel non gli è venuto in mente che per molti motivi doveva sia di ordine istituzionale, sia anche di, diciamo, di rispetto nei confronti del mondo femminile in politica, nell'attività politica, forse sarebbe stato il caso di cedere il posto a Ursula vicino al presidente Erdogan. Questo non è accaduto. E poi con tutte le polemiche che ne sono seguite. Però da questa immagine nasce una domanda sulle istituzioni europee. Sì. Che sono. In cui si parla della delegazione europea prima. Sì. Delle? No, prego, prego. Vada, no, facciamo una corruzione. Sì, nel nostro libro parliamo naturalmente dell'Europa. Uno degli argomenti più ostici, più come dire, grigi, più ripulsivi, diciamo, per come l'Europa viene normalmente trattata. L'elenco dei trattati che si sono susseguiti dagli anni 50, che sono tantissimi, le complicazioni burocratiche, le complicazioni politiche. Noi abbiamo cercato di andare al sodo delle questioni, senza perderci in quei dettagli che avrebbero allontanato lo studente e anche il professore, devo dire, da questa materia, che è pure importantissima. Ma domanda: le istituzioni europee hanno un capo, hanno un vertice, come tutti gli stati hanno, no? In tutti gli stati c'è il capo dello Stato, che sia il re, la regina o il presidente della Repubblica, c'è qualcuno che rappresenta unitariamente l'intera istituzione. E su questo c'è da riflettere, perché l'Europa non ha un capo. L'Europa ha tanti organi e ciascuno di questi organi ha un presidente, ma presidente di quell'organo, non dell'Unione Europea. Per esempio, questo Michel è presidente del Consiglio Europeo. Il Consiglio Europeo è un organo di cui fanno parte i capi di Stato e di Governo dei paesi che aderiscono all'Unione e dura in carica 6 mesi. È una carica a rotazione, ma poi c'è il Parlamento europeo che ha il suo presidente. È più importante il Parlamento o il Consiglio europeo? E poi c'è la Commissione europea, di cui per l'appunto la signora Ursula von der Leyen è presidentessa. Quindi vedete, questo che cosa ci sta a dire? Che la costruzione dell'Unione Europea non è compiuta, perché manca l'elemento unitario, quello che può dire io parlo in nome dell'Unione come tale. No, ciascuno di questi personaggi parla come presidente di un organo, ma nessuno sa quale sia l'organo principale e quindi se il presidente di quell'organo è si può anche definire presidente dell'Unione Europea come tale. Certo. Quindi da lì si può partire su una riflessione diciamo sull'incompiutezza dell'Europa come entità politica, sulle tappe che si sono susseguite e eventualmente su che cosa c'è ancora da fare affinché l'Europa diventi effettivamente una struttura politica di tipo federale, ecco, secondo l'aspirazione, vedo qui la pagina con l'immagine di Altiero Spinelli, che Manifesto è stato uno degli animatori di questa idea federalista dell'Europa. Professore, purtroppo il tempo è tiranno, quindi io passerei a dare un'occhiata anche alle domande e chiuderei quello che lei stava dicendo a proposito dell'Europa, dicendo che si potrebbe dire in certi termini o mostrare agli studenti che l'equivoco
anche se equivoco, forse è riduttivo e generoso, creatosi alla presenza di Erdogan è dovuto anche alla mancanza di un capo. Quindi l'equivoco del dove chi si doveva sedere a quella sedia è proprio indice di questo, di questa entità che ancora ha da definirsi per certi aspetti. Cioè, è un uovo, per dire con Primo Levi, è un uovo che stiamo ancora covando, ecco. Sì. Speriamo che ne venga fuori una colomba e non un cobra. Allora, io le domande sono moltissime, cercherò diciamo un po' di raggrupparle. Molte riguardano la formazione che a suo giudizio deve avere il docente di educazione civica. Se deve essere a suo giudizio un docente di diritto, se a lui dovrebbe spettare il compito di guidare i ragazzi in questo percorso. E molte altre sono sull'esame di Stato e su quanto l'educazione civica debba essere al centro delle competenze di arrivo della cosiddetta maturità. Allora, incomincio da qui? Prego, prego, sì, sì. Chi deve essere l'insegnante? Ma io direi, non lo so, direi il volenteroso, cioè colui che ritiene di cimentarsi in questa operazione di formazione culturale, ecco. Non necessariamente il professore di diritto, dal corso di educazione civica noi non ci aspettiamo affatto che esca un giurista, certo. Ci aspettiamo che esca un cittadino, certo. Cioè qualcuno che si è interrogato e che abbia risposto al titolo che abbiamo messo al nostro libro, chi vogliamo e non vogliamo essere. Per questo non c'è bisogno di un giurista, anzi i giuristi spesso sono lì per uccidere le capacità di crescita, perché noi abbiamo del diritto un'immagine appunto repressiva. Se uno chiedesse normalmente a uno studente che cosa è la legge, una legge, classica domanda fatta all'epoca di Socrate e di Platone, ci sentiremmo probabilmente rispondere: la legge è quella cosa lì che serve a dirci che cosa non dobbiamo fare. Ecco, un'idea negativa. No, no, il corso di educazione civica deve servire a farci dare una risposta, non a che cosa non dobbiamo fare, ma che cosa vogliamo fare, vogliamo, desideriamo fare, per essere noi stessi e per fare della società in cui noi viviamo qualcosa che corrisponde alle nostre aspirazioni, alle nostre visioni della giustizia, della storia, della socialità, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, non c'è né una preclusione né una preferenza a priori. Io credo che dovrebbero gli insegnanti, scusate se parlo di questo libro, ma siccome ci abbiamo lavorato tanto e io ci credo, anche Emanuela ci crede all'operazione che abbiamo fatto, ecco, allora io credo che in un consiglio di classe i professori di qualunque materia, guardate, anche di educazione fisica, che forse educazione fisica e educazione civica sono quasi due rovesci della stessa medaglia. Ecco, non ci sono preferenze a priori. Molte domande, sì, mi scusi. No, dico, sfogliando questo libro possono emergere delle preferenze. Alcuni professori si possono sentire più vicini e altri meno vicini. In più potremmo anche dire, anche se so bene che la programmazione di un corso con più insegnanti non è sempre facile, ma si potrebbero distribuire su due o tre o quattro insegnanti gli argomenti che questo corso tratta, più filosofici, più storici, più scientifici, quello che volete. Ecco. Io però direi che potrebbe essere una bella
occasione l'attribuzione della responsabilità didattica in relazione a questo corso, una buona occasione di discussione tra gli insegnanti, prima di tutto. Prima e poi di quello che adesso succede, quello che ho richiesto ai professori di organizzarsi nei certo, colleghi tutti insieme. Certo. Molte allora, domande. Poi c'era un'altra cosa, le competenze. Nella domanda si usava questa parola burocratica, anche con una delle grandi riforme della scuola sarebbe, secondo me, quella di scrollarci di dosso la burocrazia e anche la terminologia burocratica. Ora, la domanda era sulla maturità, in ogni caso. Sulla maturità. Allora, qui si introduce il grande tema dell'esame. Non posso dilungarmi, perché il tempo è quello che è, dell'esame in generale e dell'esame su una materia come l'educazione civica. Allora, nell'apprendimento della scuola c'è una parte necessariamente, diciamo, nozionistica. Bisogna sapere di che cosa si parla. Certo. Dobbiamo conoscere il significato di parole, di tante parole, sapendo che tante più parole si conoscono, tanto più liberi si è. Ricordate quella frase di Don Milani nella lettera a una professoressa, che diceva: il padrone non è quello che è più ricco. Padrone vuol dire colui che esercita il potere sugli altri, sui più deboli, ma il padrone è colui che conosce più parole, il maggior numero di parole. Ecco, quindi c'è questa esigenza di conoscenza di base, però su questo si deve innestare la capacità di elaborazione, la capacità critica, innestare l'energia del singolo studente, la curiosità culturale del singolo studente, che sulla base delle conoscenze diciamo di base, costruisce se stesso. Allora, io vi faccio una confessione: negli ultimi anni all'università all'esame davo solo 30, e poi i miei colleghi dicevano: ma il tuo esame è troppo facile, basta che si presentino e ottengono un 30. Dico: no, affatto. Semplicemente io dividevo il componente studentesca in due: tra quelli che manifestavano una capacità argomentativa, autocreativa, autocritica, insomma, quelli che erano vivi, quelli che studiando quella particolare materia da me insegnata trovavano alimento per crescere, e a quelli davo 30. Quelli che invece non sapevano nulla, o semplicemente sapevano tutto pappagallescamente, beh, quelli non gli davo neanche 18. Dicevo: ritorna, caro ragazzo. Ecco, secondo me è umiliante questa idea che l'esame debba concludersi con un voto: ti do, parlo dell'università, ti do 18, no ti do 21, no ti do 27, come se si stesse pesando il cervello dello studente, anzi pesando ciò che nel cervello dello studente è entrato, quel materiale. Ecco, questo è un modo di considerare lo studente un sacco da riempire. Quando è colmo gli si dà 30, ma magari questo è colmo e non ha capito niente. Accade, no? Grazie. Ma invece, se uno magari non è del tutto colmo, ma però dimostra che nella sua testa si è accesa una luce, si è accesa un'esigenza di andare oltre, di pensare, ecco, di farsi venire delle idee, a quello io do 30, ecco, perché mi sembra che tutto il resto sia umiliante. Il resto vuol dire i voti, no? La quantificazione. Ecco, l'idea che la scuola
produca quantificazioni è umiliante. La scuola deve produrre cittadini, parlando di educazione civica. Benissimo. Benissimo. Grazie, professore. Purtroppo a disposizione io ringrazio quello che hanno partecipato, mi scuso per la mancata possibilità di rispondere alle tantissime domande che sono arrivate, magari troveremo un modo per rispondere. Qualcuno no, scusa Emanuela, contro la mia stanchezza, eccetera, magari possiamo proporre alla casa editrice di fare un incontro solo di domande. Solo di domande, va bene, molto volentieri. Le domande sono tante, riguardano tanti aspetti e noi a questo punto colgo la disponibilità del professore, ci troveremo un modo di metterci a disposizione. Adesso va bene, saluti lasciamo che tutti vadano a cena. Ai tanti o ai pochi, temo, che hanno resistito. Mi dicono tanti, mi stanno dicendo tanti. Benissimo. Noi li ringraziamo uno per uno. Professore, io ringrazio lei in modo particolare per questa bella esperienza. Grazie. A voi. Arrivederci.